laggiù, Piazza del Popolo, l'obelisco di Piazza del Popolo. Come si chiama l'obelisco di Piazza del Popolo? Tutankhamon. E quello? Non mi viene in mente, lo sapevo, ma questo è il grande Divo Augustus. Chissà chi è. Allora, cari amici, dopo 2000 anni si sono decisi a sistemare questo mausoleo che è, a mio avviso, la più grande opera architettonica romana. Assieme al coso. Al Colosseo. No, assieme al Colosseo. Mausoleo e Pantheon. Ricordiamoci che il Pantheon fu voluto dal grande Adriano, il quale grande Adriano ha lasciato un esempio architettonico e pittorico, e no, Castel Sant'Angelo no, anche la villa di Adriano. Se voi andate a vedere dettagliatamente la villa di Adriano, notate che tutta la pittura, lo vedi che infatti cambia colore, come lo vedi? Sì, che tutta la pittura, ecco, così fa vedere che le statue, sì, non erano bianche e intonse, ma erano del tutto colorate, rappresentative, sì, della realtà pittorica proprio. Esattamente, però come abbiamo avuto cromatica, già, della realtà cromatica. Avuto ragione di dire altre volte, intanto che è proprio la scoperta della bianchezza marmorea delle statue che ha comportato la nascita del pensiero rinascimentale, cioè la forma pura non inquinata dal colore. Però io volevo concludere quell'altra cosa, che stavo dicendo, che buona parte della pittura, della scultura e dell'architettura dal 400 al 600 deriva direttamente da Villa Adriana. Chiaro? Sappiamo. E quindi queste cose qui andiamocela a vedere. Bellissimo, guarda. Era un po' ricastro il buon Mecenate, però giustamente ha dato inizio a una pratica. Questo lo sai chi è? Si deve la civiltà. Questo personaggio lo sai chi è? Quello è Mecenate. Questo. Io non lo vedo. Questo è quello con i figli del gruppo consultorio, sì, sì, che hanno trovato a Sperlonga. A Sperlonga, esattamente. Ecco, io invito tutti i nostri. Nella villa di Tiberio. Esattamente. Il trittico Adriano, Tiberio. L'altro? Non te lo saprei dire. Augusto. Ah, beh, vabbè, il trittico. Vabbè. Il trittico dei più grandi imperatori. Ah, sì, sì. E Antonino Pio, diciamo, no, pure. No, vabbè, cazzo, perché è Marco Aurelio, no? Sì, vabbè, no, vabbè. Tre dei più importanti. In quei 100-150 imperatori tutti interi, compresi quelli durati un giorno, se non un'ora. Quello che stimiamo di più, noi sappiamo che è l'unico. È l'unico, è Giuliano. Giuliano l'apostata. Mai apostata, l'hanno detto loro. Non a caso apostata, è passato la storia nella Damnatio Memoriae come apostata, in realtà era il più grande. Esattamente, e grande conquistatore, se non avessero ammazzato i cristiani avrebbe messo a posto i parti una volta per tutte. Oh, intendiamoci, questo è il mausoleo di Augusto, lo chiamiamo di Augusto, ma c'è tutta la famiglia qui, c'era tutta la famiglia seppellita qui. Va bene, guardate che meraviglia. Io però voglio fare un ultimo appunto. L'hanno consolidato e l'hanno ristrutturato, Sì, allora ricordiamoci bene che questo mausoleo era completamente marmorizzato. Con questi cipressi qui ha ispirato quel famoso quadro intitolato dell'autore Böcklin, intitolato L'isola dei morti. Non me lo ricordo. Un quadro che ha affascinato personaggi di altissimo valore, tant'è vero che a voi dovete sapere, cari amici, intanto camminiamo, sennò gli stessi autori facevano le repliche per conto loro. Certo, allora, i doppioni, le copie. Furono venduti circa, mi pare, 30 copie, 40 copie. Uno fu venduto a Lenin, l'altro
a Hitler. Nel nome dell'arte tutti sono uguali. È affascinante, l'Isola dei Morti è affascinante. Fu ispirata da questi... Che bello questo, l'hai preso così delle varie... Eccezionale, eh? Il fuoco di Colla di Rienzo. Che poteva essere anche il buon anni dopo, nel 1354, alla Campo dell'Austa, cioè Campo Augusta, terra incolta ormai qua, ricopre, viene creato l'ultimo dei tribuni romani, Colla di Rienzo. Sogniamo una Roma comunale. Aveva tradito tre volte, però ricordiamocelo. Vabbè, sempre. Questo si fa abitualmente. Poi le chiacchiere. Quando era andato a Parigi si era lasciato abbagliare. Allora, ricordiamoci che sulla vicenda di Colla di Rienzo hanno scritto due grandissimi. Mommsen, mi pare. No, quello era lo storico, eccetera. Allo scritto di cui uno dei due era D'Annunzio, capito? Ecco. Beh, personaggio tutto tondo, quello di Rienzo, era un uomo da niente. Col titolo Rienzi. Sì. Che bello questo veramente. L'anfiteatro Colle fu acquisito nel 1970 e trasformato in una delle sale da concerti più grandi e apprezzate d'Europa grazie alla sua perfetta acustica. Nel 1916, in pieno primo guerra mondiale, Toscanini, uomo attento al valore dell'opera e non alla nazionalità dell'artista, dirige in questo auditorio un'opera di Wagner, attirandosi le critiche dei romani per la scelta di un compositore nemico. Filmaggi di Wagner. Oh, dai! In questo periodo l'auditorio prende il nome di Augusteo. Nostalgia dell'impero. Leggiamo quello che c'è. Oh, alla gente non gli scappa niente, il Teatro Marcello ci abitano ancora. Sì. Qua pure ci abitavano, come anche giusto. Dentro al Colosseo, ricordiamo. Mi pare giusto. Dentro al Colosseo ci abitava gente. Mi pare giusto. Ecco qua il buon Mussolini. Guarda che roba che c'è scritto qua, ma non si può leggere bene. Questo luogo è un monumento... Vicino a quel campo ce n'è un altro con molti portici intorno e boschi, tre teatri, un anfiteatro e templi sontuosi, tanto che guardando quella parte della città verrebbe da pensare che il resto sia solo un'aggiunta. I romani stessi considerano questo luogo il più importante di tutti. Qui hanno eretto i monumenti degli uomini e delle donne illustri, fra questi è importantissimo il mausoleo formato da un cumulo di terra sopra una splendida base di pietra bianca posto vicino al fiume, sempre coperto dall'ombra delle piante e sulla cui sommità si trova l'immagine in bronzo di Cesare Augustus. Ricordiamoci sempre che qui c'era il fiume, certo. A questo livello qui c'era il fiume, certo. E quindi era la tomba anche eremo, in qualche modo, certo. Che era tutto disabitato, certamente. Che veniva, dove si veniva in processione per visitare il tempio e la tomba dell'imperatore. Certo. Come doveva essere anche l'attuale Castel Sant'Angelo, certo. Che poi fu distrutto, infatti, che era ancora mausoleo di Adriano, fu distrutto durante l'assedio dei Goti a Roma. Il mausoleo di Adriano, ovvero Castel Sant'Angelo, nelle segrete, le segrete sono sotto il livello del fiume e infatti periodicamente si allagano, ancora adesso. Dai. Sono segrete tenute in segreto.